Il comune prenda posizione e istituisca un ampio parco archeologico. Questo l'appello lanciato dall'Associazione Italia Nostra e dall'Archeoclub di Pescara. L'area in questione è quella del lungo fiume Nord, attorno al campo Rampigna, dove la storia nascosta di Pescara potrebbe risorgere grazie ai finanziamenti, due tranche da 10 milioni, del PNRR. Vogliamo soprattutto che cambi l'impostazione, come devo dire, introversa del progetto. Da quello che abbiamo potuto capire, abbiamo preso delle immagini col cellulare perché non abbiamo altra documentazione, e il progetto si concentra sull'area del Rampigna, non trova le connessioni col fiume, col progetto lungo la ferrovia, con l'area della Questura dove ci sono altri importanti resti della Pescara antica. Insomma, questa occasione deve essere l'occasione di ripensamento di un'intera parte della città. Perciò noi sollecitiamo il Comune a farsi parte diligente, a non lasciare l'iniziativa solamente al Ministero, perché le esigenze di Pescara le sa Pescara. Pescara è ricca di tesori nascosti, seppelliti dallo sviluppo della città, addirittura insediamenti neolitici. Sul lungo fiume Nord i reperti sono testimoni dell'epoca romana, quando Ostia Terni era un florido porto verso l'Oriente, così come di tempi più recenti, quando la torrita fortezza di Pescara rappresentava il confine del regno delle due Sicilie. C'è tutta la storia del passato della nostra città, dall'epoca romana in poi. Il campo Rampigna, c'è una stratigrafia interessantissima, importantissima, che ci potrebbe ricostruire la storia della Pescara anche dal punto di vista delle sue fasi climatiche, dall'epoca più antica ai tempi nostri. Quindi lo scavo va fatto in maniera multidisciplinare, che deve coinvolgere geologi, antropologi, oltre a archeologi, storici dell'arte, eccetera, eccetera. E mi sorprende che in tutto questo non venga previsto il coinvolgimento dell'Università di Pescara, che ha tutte le caratteristiche di questo genere, che cui scavo costerebbe molto poco rispetto ad altre, perché l'università fa ricerca, non fa business.